Rock Garage Podcast. Il professor Garage è docente di storia del rock all'Università della Musica, ma la sua cattedra non è in un prestigioso ateneo, in qualche rinomata facoltà o vicino a qualche polverosa biblioteca. Il rock è nato e cresciuto negli scantinati più decrepiti e sui palchi più fumosi. Quindi le lezioni di questo particolare prof si tengono sulla strada, dove, in perenne viaggio sul suo furgone sgangherato, è immancabile testimone della storia del rock. Bentrovati Rockofi e Girocofili di ieri e di oggi per questo nuovo podcast targato Rock Garage. Quella di oggi sarà una puntata eccezionale perché faremo una chiacchierata su tanti argomenti diversi con un personaggio che voglio proprio farvi conoscere. Abbiamo qui con noi infatti un ospite speciale che come al solito intervisterò per voi con il massimo della perfidia possibile, questa volta anche facendo finta che non sia proprio lui l'uomo che a capriccio può spostare il mio ufficio nello sgabuzzino di fronte ai bagni della mensa. Ma ora metto il microfono per Skype perché la pandemia non ci consente ancora di incontrarci di persona e senza indugiare oltre vado a presentarvelo. Lui è il magnifico rettore della nostra università, è il preside della mia facoltà, è la mente, il cuore, nonché il direttore di Rock Garage, signore e signori, Marcello Zinno. Ciao direttore. Ciao. Dunque, affinché non sembri che ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, ti farò delle domande come se fossi un normale fruitore di Rock Garage, cosa che tra l'altro è vera. Quindi non è fatta. Iniziamo a parlare un po' di te. Tu sei il prototipo del rocker. Raccontaci un po' il tuo background musicale. Ma allora, io ho iniziato ad ascoltare musica rock tardissimo, nel senso che nell'adolescenza ascoltavo tutt'altro. Poi nei primi anni dell'università ho iniziato ad andare in dritto per il rock e l'heavy metal, ho iniziato a suonare il basso e da lì, diciamo, è nata questa fortissima passione. Finita l'università mi trovavo a parlare con un amico il quale mi diceva: caspita, però tu ne sai, perché non scrivi per qualche sito? A me non era mai balenata per la testa l'idea di scrivere recensioni o di scrivere di musica, e quindi da lì poi ci ho provato, ho contattato il primo sito che conoscevo, un sito piccolino, e poi da lì piano piano è nato tutto, si è sviluppato, chiaramente la passione è cresciuta perché poi quando sei coinvolto in questi progetti ti appassioni sempre di più, quindi ascolti sempre più musica e poi via via fino a Rock Garage. Certo. A proposito di rock, metal, come la vedi la scena italiana? La scena italiana in realtà è sottovalutata, nel senso che noi abbiamo tantissima musica, soprattutto emergente. Il rock mainstream nostro italiano è, diciamo, molto spesso o pop rock o comunque rock ma mai metal. Ci sono pochissime band metal italiane che sono riuscite ad avere successo all'estero, mi viene in mente Lacuna Coil giusto per dire un nome, ma in realtà la scena emergente, poi Rhapsody, esatto, ex Rhapsody of Fire, però diciamo che la scena emergente italiana è vastissima. Noi siamo, a differenza di alcuni paesi che sono tra virgolette famosi per un genere musicale, noi in realtà abbiamo una storia vastissima che va dal prog all'hard rock, all'heavy metal, anche al power metal in realtà, che parla sempre di Germania, ma anche noi abbiamo una scena power metal abbastanza fitta, con alcune etichette quasi completamente dedicate a quel genere. Quindi in realtà secondo me è sottovalutata, nel senso che si dovrebbe dare molto più spazio, e uno degli obiettivi poi per cui è nata Rock Garage era proprio questo, cioè quella di cercare di valorizzare un po' la scena emergente, parlarne con qualità, visto che magari su altri posti, diciamo, non ci si dedicava sufficiente attenzione. Ok, dunque io ti ho, nell'introduzione, ti ho presentato come mente e cuore di Rock Garage. Raccontaci la storia di Rock Garage, come è nato, come si è evoluto il progetto. Sì, no, in realtà Rock Garage non sono solo io, siamo circa una ventina, 20-25 persone che ruotano intorno al sito. Però sì, diciamo che il sito l'ho creato io nel 2011, settembre 2011, dopo anni che scrivevo
per vari siti, vari webzine e anche per alcune riviste cartacee, sia piccole che grandi. Però in realtà vedevo che spesso diciamo mancava qualcosa, secondo me. In alcuni siti mancava ad esempio la cura dei contatti via mail, c'era un classico account info chiocciola a cui in realtà non rispondeva nessuno, arrivavano badilate di materiale ma nessuno curava quei contatti. In altri siti invece vedevo che le recensioni di altre persone non erano curate molto bene, magari c'era il classico comunicato stampa che veniva in parte copiato e incollato per fare la recensione o comunque robe di questo tipo. Quindi l'idea era, cavolo, creiamo un sito per dare veramente valore all'informazione musicale e alla scena emergente, cioè cerchiamo di fare un lavoro di qualità. Con questa idea della qualità, devo dire la verità, siamo partiti molto low profile, cioè facciamo pochissimi articoli, anche una recensione al giorno, un articolo al giorno, però facciamolo di qualità. Poi in realtà con il tempo è aumentata anche la quantità, quindi sono stato contento perché poi avendo molti redattori che appunto hanno seguito questa filosofia, in realtà poi il sito si è arricchito tantissimo, addirittura nel 2017 siamo arrivati a sfondare il muro delle 1000 recensioni in un anno, che per me era un obiettivo irraggiungibile, e soprattutto sempre però con un occhio alla quantità, quindi ho sempre detto facciamo una recensione in meno, però scritta bene, con una valutazione oggettiva fatta bene, che non invece una recensione in più magari fatta un po' alla cavolo. Me lo ricordo. cosa significa e cosa comporta portare avanti un progetto come Rock Garage? Allora, questa è una bellissima domanda, perché ti garantisco che dal di fuori non ci si rende conto, nel senso che qualsiasi utente, ma anch'io quando mi metto nei panni di lettore, mi collego a Rock Garage e vedo che ogni giorno ci sono 3, 4, massimo 5 contenuti nuovi. Però dietro quel lavoro, dietro quei contenuti, c'è un lavoro immenso, ma non parlo solo di Rock Garage, anche sicuramente altre web. C'è un lavoro immenso, noi per le 2-3 news che pubblichiamo al giorno riceviamo circa 100 comunicati stampa. Chiaramente c'è un lavoro di filtro, nel senso che magari molti comunicati stampa sono musica non in linea con il nostro sito, altri magari non possono uscire sotto forma di news, altri li teniamo come videoclip o come canzoni da aggiungere sulle playlist dedicate a chi ha sottoscritto la Rock Garage Card. Poi anche il tema delle recensioni, cioè tutto il tema di valutazione del materiale, capire come viene proposto, a chi assegnarlo come redattore. Adesso siamo in pandemia, quindi siamo fermi con i concerti, ma prima c'era anche tutto un tema di fotoreport, quindi c'erano 5-6 fotografi sul territorio nazionale che erano presenti ai vari concerti, quindi c'era la richiesta dell'accredito piuttosto che la gestione delle foto, tutto il tema della privacy, eccetera. C'è un lavoro vastissimo dietro che è molto ingombrante in termini di tempo, e io capisco quando vedo delle webzine che chiudono dopo magari pochi anni, o anche dopo, anche webzine storiche che pubblicano la classica news in home page in cui dicono vi dobbiamo dare una comunicazione che non pensavamo mai di darvi, il sito si ferma perché le nostre vite sono cambiate. Mi rendo conto che in realtà non è una roba inconcepibile, nel senso che effettivamente poi la vita va avanti, il tempo diventa sempre di meno e soprattutto la scena diventa sempre più folta, anche grazie alla tecnologia. Oggi registrare un album è diverso da registrarlo negli anni 80 o negli anni 90. È molto più economico, molto più facile, quindi sono tantissime band che producono musica, meno male, per fortuna, però chiaramente c'è anche tantissimo materiale da valutare, da considerare per le pubblicazioni, quindi è uno sbatti mega galattico. Ok. Dunque, hai citato la Rock Garage Card, io lo so che cos'è perché ce l'ho, ma spiegacelo brevemente. Sì, allora, il Rock Garage Card è una scelta, una decisione completamente fuori dal mercato, nel senso che i siti o comunque qualsiasi editore cerca di fare iniziative sui numeri. Noi invece abbiamo fatto una cosa al contrario, al rovescio, cioè una iniziativa per pochi. È sostanzialmente una card, quindi come una qualsiasi card di supermercato che tu hai nel portafogli, brandizzata Rock Garage, con un'etichetta e un'agenzia che hanno supportato economicamente l'iniziativa, quindi sono riportati i loro loghi dietro la Rock Garage Card, e sostanzialmente ha una tecnologia all'interno per cui viene avvicinata, si è avvicinata appunto allo smartphone, automaticamente si apre una sezione
non pubblica, quindi riservata del sito rockgarage.it, dove noi inseriamo una marea di contenuti speciali che vanno dalla playlist di Spotify, abbiamo ad esempio delle playlist divise per genere musicale, abbiamo una playlist mensile, quindi ogni mese pubblichiamo gli ultimi singoli rock e metal italiani e non solo, quindi ognuno ha l'aggiornamento ogni mese dei nuovi singoli del mondo della musica. Uguale idem per YouTube, abbiamo playlist mensili oltre che playlist di genere, anche playlist ad esempio di video live o anche di full concert, quindi di concerti per intero, ma abbiamo all'interno oltre le playlist anche una serie di altri contenuti speciali che vanno dai semplici sfondi per smartphone fino anche ad un link che permette di accedere a tutte le radio FM del mondo organizzate geograficamente, quindi tu puoi vedere la cartina del mondo, sceglierti una città e vedere ed ascoltare in diretta dal cellulare in streaming la radio FM di quella città. E poi in base ai periodi facciamo delle iniziative particolari, in alcuni periodi facciamo, diciamo, diamo visibilità degli sconti delle etichette discografiche italiane nel loro shop, quindi chi ha la Rockgarage Card ha uno sconto per acquistare musica o merchandising sul portale delle etichette, o anche ad esempio delle collaborazioni con dei birrifici artigianali, che è un'iniziativa abbastanza particolare che però ho fatto con molta gioia, molta felicità, soprattutto per il periodo della pandemia, per supportare, diciamo, i birrifici artigianali, abbiamo inserito dei codici sconto e quindi chi aveva la Rockgarage Card poteva acquistare queste birre e farsele consegnare a casa con un minimo di sconto. Al di là dello sconto, che chiaramente era intorno ai 15-20%, in realtà era una modalità per supportare i produttori, i piccoli produttori di birra, per un prodotto che comunque la birra è molto legata al mondo del rock. No, che infatti stavo dicendo che sì, la scelta non è stata casuale. Non è casuale, certo. Senti, allora recentemente abbiamo iniziato anche il progetto dei podcast. Sì. Vuoi dirci qualcosa? Vuoi dire qualcosa a chi ci sta ascoltando? Sì, questa è l'ultima iniziativa che abbiamo lanciato e che, diciamo, rappresenta un primo passo di una trasformazione di Rock Garage. Noi chiaramente non cambiamo il nostro obiettivo, che è appunto quello di migliorare la qualità dell'informazione musicale in Italia, però è innegabile che, essendo nati 10 anni fa, quest'anno compiamo, spegniamo le 10 candeline, non possiamo rimanere sempre uguali. È impossibile concepire una webzine identica a 5, 10, 15 fa. Il mondo dell'informazione cambia, il mondo della musica cambia, internet cambia tantissimo e ci sono tantissimi nuovi strumenti per arrivare poi a quello che è il nostro obiettivo, cioè la qualità dell'informazione musicale. E quindi il passo che abbiamo scelto di adottare quest'anno è proprio quello dei podcast, quindi cioè dare la possibilità alle persone non solo di leggerci ma anche di ascoltarci. Qual è stata però il primo elemento su cui ci siamo soffermati? Era stupido, anche forse sminuiva un po' il ruolo di Rock Garage, semplicemente tradurre i contenuti scritti in contenuti audio, e quindi abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo, cioè dei podcast che sono completamente slegati dal sito, quindi non sono contenuti che si trovano visitando rockgarage.it. Un canale podcast che comunque abbraccia tantissimi podcaster, quindi non solo me, ma ci sono anche tante persone, anche il professor Garage, che è un format che abbiamo seguito anche sul sito e che adesso tramite il podcast rilanciamo, che appunto realizzano dei contenuti nuovi che possono essere ascoltati in poco tempo, 10-15 minuti, soprattutto mentre le persone magari fanno qualcosa, mentre sono in metropolitana e quindi con le cuffie e lo smartphone possono ascoltare una puntata, piuttosto che mentre sono a casa o in giro, in viaggio, in treno. Quindi un qualcosa di molto più, tra virgolette, comodo, fruibile, anche in funzione dei tempi che corrono, e di diverso, perché in realtà nel formato audio si può fare molto di più rispetto al formato scritto. Certo. Ok, questa dei podcast è stata un po' una sorpresa. Puoi anticiparci qualche altro progetto che bolle nel pentolone di Rock Garage, o vuoi tenerci sulle spine fino all'ultimo? Ma in realtà è tutto, diciamo, in corso di evoluzione, nel senso adesso non saprei nemmeno io nei prossimi anni Rock Garage cosa
in cosa si trasformerà e se si trasformerà. Mi auguro ci tieni sulle spine, insomma. No, però diciamo che le idee poi nascono in corso d'opera. Per farti un esempio, il canale YouTube, che tantissime web team hanno, è nato non semplicemente per pubblicare i singoli delle band, ma per cercare proprio di spronare le band a pubblicare, a utilizzare quello spazio, cioè il canale Rock Garage di YouTube, per pubblicare qualcosa di diverso, tipo ad esempio un brano provato in sala prove, oppure un making of di un album. Questa era l'idea che aveva mosso il canale Rock Garage. Perché? Perché alla fine la band ha già il suo canale YouTube, quindi il suo video se lo pubblica tramite il suo canale YouTube. E quindi diciamo era uno spazio diverso su cui pubblicare contenuti diversi. Poi in realtà questa idea le band non mi hanno dato ragione, tra virgolette, nel senso che molte invece ci hanno proposto l'esclusiva video, e quindi il nostro canale Rock Garage ha molti video, videoclip unici, quindi pubblicati sul nostro canale, poi solo dopo X giorni pubblicati sul canale delle band, e quindi è stato utilizzato in quel modo. Ci sono poi anche delle idee che, tra virgolette, muoiono, perché non è che noi siamo bellissimi, bravissimi e facciamo solo cose fighe. Ad esempio il tema delle app sul mobile è stato un esperimento, abbiamo creato sia l'app sul mondo Android che l'app sul mondo iPhone, però in realtà con l'evoluzione degli smartphone e offrendo noi all'interno delle app sostanzialmente la lettura del sito, abbiamo visto che in realtà poi in termini di traffico veniva preferita la navigazione sul sito su browser web mobile e non magari il download dell'app, quindi abbiamo abbandonato ad esempio l'app sul mondo iOS, quindi il mondo Apple, abbiamo ancora tenuto quella su Android, però diciamo che quello è un progetto su cui sicuramente non investiremo delle altre risorse. Ho capito. Ora, visto che questa è la tua intervista, torniamo a parlare di te. Una novità te la posso dare. Ah, vai. Che è relativa al mondo del podcast, perché praticamente da oggi siamo anche sulla piattaforma iTunes. Quindi i podcast sono disponibili chiaramente su Spotify e su una piattaforma di appoggio che è Anchor, che è di proprietà di Spotify. Però praticamente da oggi abbiamo avuto l'ok anche per il mondo iTunes, quindi anche chi utilizza diciamo il mondo tra virgolette chiuso di Apple può accedere alla piattaforma dei podcast di iTunes e cercare Rock Garage e trovare Rock Garage. Quindi stiamo cercando di evolvere anche in funzione della miriade di piattaforme, di strumenti che sono a disposizione, sempre con l'obiettivo di fare informazioni musicali. Fantastico, quindi mi ascolteranno sempre di più, bene. Speriamo. Dicevo, contrariamente a quanto tanti credono, molti rocker si interessano non solo alla musica ma anche alla letteratura. Abbiamo anche un podcast sul nostro canale che parla di questo legame. Sì. E a dimostrazione di questo, tu non sei solo rocker ma anche scrittore, hai scritto un libro. Sì, ma non mi definirei proprio scrittore, però apprezzo il complimento. Però dici lo stesso di cosa si tratta e soprattutto se avrà un seguito. Allora, in realtà io ho scritto un mini libro un po' di anni fa legato alla musica, che si intitola Il crowdfunding nella musica, l'elemosina del futuro, titolo chiaramente provocatorio. È un mini libro, quindi è una pubblicazione molto piccola ed è autoprodotta, in cui sostanzialmente facevo una critica al sistema del crowdfunding solo nell'ambito musicale, che secondo me è una via diciamo non sostenibile, non percorribile per valorizzare il merito nella musica. Dopo quella ho fatto un tentativo di una scrittura di un piccolo romanzo che ha incuriosito un editore, che è l'editore BMS. All'interno di BMS c'è la collana Ambrosia. Per intenderci, l'editore BMS è sostanzialmente lo stesso editore che pubblica Rock Hard, la rivista Rock Hard in Italia. Diciamo da quel mini libro, che poi ho anche stampato in maniera autoprodotta ma non ho mai pubblicato e distribuito veramente, che si intitola Oltre la fine, io lo chiamo Ghost Book, è nata questa collaborazione con l'editore, per cui poi mi sono cimentato nella scrittura del passo obliquo, questo è il titolo del libro, del romanzo, e l'abbiamo pubblicato a dicembre dell'anno scorso, quindi anche quello in piena pandemia, contro tutte le filosofie commerciali sia in ambito di pubblicazione che in ambito commerciale in generale, diciamo. E è un romanzo, diciamo, io lo chiamo, è un giallo, amo definirlo giallo a tinte noir,
Poi in realtà ci sono una marea di influenze all'interno che sono poi le cose che hanno anche influenzato la mia crescita, come la passione per l'astrologia, ma anche e soprattutto diciamo tutto l'ambito futuristico e anche della scena cyberpunk, diciamo. Poi si tratta di un romanzo che intreccia differenti storie, quindi non è un'unica storia, e basta, poi non mi far dire troppo, sennò poi... E se non svegliamo sembra un giallo, non ci dica la fine. Esatto, dico chi è l'assassino e finisce tutto. Ok. Comunque è stato pubblicato a dicembre, per 2 mesi è stato disponibile nelle edicole delle principali città italiane, perché BMS, come con anche Rockhard, va praticamente su quasi tutte le edicole d'Italia, e probabilmente, questa è una novità che non abbiamo mai detto a nessuno, probabilmente sarà disponibile anche quest'estate in altre città, però stiamo con l'editore, ci stiamo accordando su questo. Ho capito, perfetto. Basta, io ho terminato le mie domande e anche il tempo, perché sennò poi il direttore mi sgrida se vado oltre. Quindi ti saluto e se vuoi dire qualcosa di finale ai nostri utenti. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, lettori, invitiamo a seguirci sui canali, chiaramente sia sui classici tra virgolette social network, quindi su Facebook, su Instagram e ovviamente su YouTube per i video che pubblichiamo su YouTube, e poi soprattutto sui podcast, quindi tramite le piattaforme Spotify e iTunes per il momento. E poi di farci sapere, quindi di scriverci, noi comunque gestiamo tutte le comunicazioni in arrivo, quindi fateci avere anche dei feedback o dei suggerimenti, ci fa sempre piacere, e grazie chiaramente anche a te per la disponibilità per l'intervista. Figurati, ci sentiamo allora, grazie. Ciao, presto. Ciao. Rock Gala.